Dunque, noi per la verità non è la prima volta che ci apprestiamo a fare serate per solidarietà. Già è capitato che ne abbiamo fatta qualcuna e in procinto delle vacanze di Natale abbiamo creduto, parlando prima tra di noi, abbiamo creduto opportuno poter tentare di fare qualcosa per i bambini in questo modo, nella fattispecie. E abbiamo cercato di farlo insieme a un altro gruppo e abbiamo colto l'occasione di associarci ai personal, metterci insieme e cercare di regalare un sorriso ai bambini che sono quelli che oggigiorno credo ne hanno più bisogno. È stata una bella serata. Che sensazione hai, che vibrazione hai sentito dentro ieri sera cantando e suonando? Gioia, veramente proprio gioia, ce lo stavamo dicendo anche prima in macchina e è stato un po' come se avessimo suonato tutti i pezzi insieme, anche se in realtà il finale è quello che è stato proprio fatto tutto insieme, ma è stata proprio una gioia di vedere le persone che sono venute, che hanno partecipato, che hanno portato i regali e un mettersi a disposizione che è stato. No, io credo riesco a dire solo gioia perché credo che ce lo siamo un poco detti, cioè stiamo proprio contenti per le suore e quindi per l'istituto credo sia importante proprio il soldo proprio in senso di moneta. Poi adesso magari dopo ti spiegheremo come abbiamo anche intenzione di devolvere insomma quello che abbiamo ricavato. Però abbiamo pensato che probabilmente ai bambini interessava un po' meno e quindi loro forse per Natale gradiscono di più o colgono magari maggiormente nell'immediatezza l'essenza del giocattolo, del pupazzetto, di qualsiasi cosa. Per cui abbiamo chiesto di, oltre a partecipare, di portare questo giocattolo. Noi abbiamo chiesto rigorosamente usato, ovviamente, purché dignitoso. E quindi ieri c'era un grosso tavolo da biliardo che era completamente pieno di bustoni, credo che siamo oltre i 100 giocattoli che abbiamo raccolto. E Noi non ci limiteremo a portare, come dire, il vile danaro, si passi questa espressione, ma faremo in modo che Suor Edda e quindi tutto l'orfanotrofio avranno o dei buoni spesa da poter consumare di volta in volta, a secondo delle necessità, oppure di fare un'unica spesa se l'istituto ha la possibilità di avere non so, un congelatore, un qualche cosa che permetta loro poi di conservare per più tempo quello che decideremo di comprare.